fate la prossima volta, come! Non è che possiamo parlarne? Vediamo che cosa nasconde questo cristallo. Qualcuno ci sta osservando, Kimia. Ma non devi preoccuparti. È compito mio. I cacciatori lo stavano inseguendo. Marco stava cercando di proteggere Kimia da loro. Scusate, non volevo svegliarvi! E dai, non litighiamo! Sei mio, cristallo. Forse sono paranoico, ma ovunque vado, ci sono anche loro. Al lavoro, nel negozio all'angolo, al parco. Ci stanno pedinando. Marco sapeva della banda di Kraven. Avremmo dovuto ascoltarlo. Perché la sorpresa? Non è il mio compleanno! Voglio solo aiutarvi! Tutto questo casino per un cristallo. Ho detto agli agenti che qualcuno ci sta seguendo, ma non mi hanno ascoltato. Nessuno mi crede. Devo risolvere la questione da solo. Kraven ha costretto Marco a uscire allo scoperto dopo tutti questi anni. Ehi, ho parlato con la mia fonte a Raptor.
Marco è confuso e aggressivo fin dall'arresto, ma comincia a dare segni di miglioramento. Qualunque cosa tu stia facendo con quei cristalli, continua così. Mi stavate aspettando? Controlliamo il cristallo. Ora tocca a me seguirmi. Scoprire chi ho di fronte. Sono finito in questa scuola abbandonata ad Arnhem. E comincio già a pentirmene. Una scuola abbandonata? Sembra una delle basi di Kraven. Non sapeva in che guaio si stava cacciando. Un altro cristallo! Forse mi dirà qualcosa su Marco. Come va, amici di sabbia? Questi tizi non mollano! Andiamo a riscuotere il cristallo di sabbia. Li ho trovati. Mi stavano aspettando. Con armi di ogni genere. In che razza d'inferno mi sono cacciato? Capisco l'ansia di Marco. Le armi di Kraven terrorizzano anche me. Arrivate al momento giusto! Mi serve il cristallo! Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Mi stanno circondando. Perché non sono rimasto a casa con te, Kimia? Potevo aiutarti con i compiti e preparare l'unico piatto che so fare. Ma ormai è troppo tardi. Marco è finito nella loro trappola. Ma Kimia è sua figlia. Non ne avevo idea. Ho degli aggiornamenti su Marco. Sta migliorando. È sempre più lucido. Ha ripreso a mangiare. I dottori sono fiduciosi. Bel lavoro. Ok, facciamo un po' di cardio. Ah!
lasciato un regalino, vero? Ho chiesto loro cosa vogliono e hanno risposto: la bestia dentro di me. Ma è nascosta da tempo ormai, come... come ti ho promesso. Marco ha cercato di fare la cosa giusta per la sua famiglia e Kraven pensava solo a cacciare Sandman. Allora, chi è il capo tra voi? Datemi il cristallo di sabbia e giuro che me ne vado! Ok, dove eravamo? Li ho supplicati di lasciarci, ma a loro non importava. Hanno provato a fermarmi sparandomi addosso una rete. E mi sono trasformato in sabbia senza rendermene conto. Non sai quanto mi vergogno, ma non ho avuto scelta. Devo tornare da te. Se Marco non avesse reagito, sarebbe finito come Scorpion. Scusate, la gita in spiaggia è annullata. Cristallo di sabbia è mio. Semino quei vermi alla scuola e torno a casa. Entro dalla porta principale. Ma tu non ci sei. Ci sono loro. Cosa ti hanno fatto, Kimia? Quel mostro di Kraven ha scatenato i suoi uomini contro la figlia di Marco. Devo trovare altri cristalli per saperne di più. Marco sta recuperando la memoria ed è molto agitato. I dottori iniziano a capirci qualcosa. Non è stata solo colpa tua. Ti avverto appena ne so di più. Ma quanti siete? Serve solo in prestito, giuro!
cosa hai per me, Marco? Inizio a urlare. Perdo il controllo. Se ti hanno fatto qualcosa, io... sento la sabbia che sta per prendere il controllo. E poi mi lanciano contro una sostanza chimica. Non so cosa sia, ma cerco di restare sveglio. Mi perdo. Tutto diventa nero. Doveva essere roba forte per sedare Sandman. E cos'è successo a Kimia? Era arrabbiata. Mi sveglio in un sotterraneo. Intorno a me solo celle vuote. Tu non ci sei. Ma stai bene. Marco deve essersi sentito impotente. In trappola. Senza notizie su sua figlia. Di sabbia mi sfiniscono. Dicono che il loro capo vuole incontrarmi e arriverà presto. Non posso aspettare. Mi dispiace infrangere la promessa, Kimia, ma farò a pezzi la città per trovarti. Marco temeva che Kraven facesse del male a sua figlia e ha perso il controllo. Marco non è mai riuscito a trovarla. Devo assicurarmi che stia bene. Forse c'è un altro cristallo dove la memoria di Marco è finita in frantumi.
Che cavolo! È un fantasma. Dove sei? Ehi! Stallo alla mente di Marco. Devo solo sapere che stai bene. Quegli spuntoni giganti proteggono il cristallo. Funziona! Devo continuare così. Credo che non ci voglia qui. Manca poco! Eccolo lì. Ho cercato di essere un buon padre, Kimmy. Ci ho provato davvero. Spero solo che non ti trovino, che tu sia al sicuro da tua madre. Ti voglio un bene infinito, mia. Un giorno staremo di nuovo insieme. Lo so. Finalmente rispondi. La mia fonte a Raft ha detto che Marco continua a ripetere un indirizzo nel Queens. Te lo sto inviando. Vale la pena controllare. La mamma. Forse Kimia è da lei. Grazie, MJ. C'è modo di comunicare con Marco al Raft. Vedo cosa riesco a fare. Ok, è tutto pronto. Attivo la linea. Spider-Man. Scusa per il disastro. Grazie. Mi hai aiutato a ritrovare la lucidità. Mi dispiace per quello che hai passato, ma penso che tua figlia sia da sua madre ora. Sto andando lì. Se è lì, puoi farmi un favore? Dalle quei cristalli. Un
ricordo di me. Contaci. Spero che un giorno avrai la vita che desideri, Flynn. Sta bene, ma vorrei aiutarla. Forse gli amici avvocati di Pitt possono fare qualcosa per questa famiglia.